152 offerte di lavoro per 409 candidati che si sono registrate sul sito clicklavoro.lavorocampania.it per incrociare il loro profilo con le richieste delle aziende. Potenzialmente un candidato su tre potrà quindi iniziare entro pochi giorni, nelle forme previste, il suo percorso nel mondo del lavoro. Perché oggi domande e offerta di lavoro si sono incontrate anche fisicamente nei locali del Centro per l'Impiego di Nola, dove i responsabili delle risorse umane delle imprese che avevano manifestato la necessità di assumere personale hanno selezionato gli aspiranti lavoratori attraverso colloqui valutativi e motivazionali. Questa giornata di incontro domanda offerta nasce però da lontano ed è il frutto di un lavoro intenso messo in campo dagli addetti del CPI di Nola, che hanno ricevuto le richieste delle aziende, le hanno selezionate, ne hanno verificato la serietà, hanno contestualmente profilato i senza lavoro attraverso colloqui preliminari, orientandone la disponibilità. Il compito istituzionale, quindi fondamentale, dei centri provinciali dell'impiego è proprio questo: mettere in contatto l'offerta con la richiesta di lavoro, cioè mettere in contatto i giovani o i meno giovani con le aziende del territorio che cercano manodopera. Dal risultato di questa mattina, dall'affluenza di tanti giovani, dalla risposta dell'azienda, possiamo dire che questo lavoro è stato fatto bene. Uno dei nostri obiettivi principali come città metropolitana, al momento del mio insediamento, per ferma volontà del sindaco De Magistris e con la sinergia piena della Regione Campania e della dottoressa Palmeri, assessora al lavoro, è stato proprio quello: il rilancio e la promozione dei centri provinciali dell'impiego sul nostro territorio. Perché loro sono la base fondamentale per le politiche attive del lavoro. E questa di stamattina, ma anche il lavoro che noi stiamo facendo, ci tengo a dire, forse è anche una risposta forte a coloro che pensano che soltanto col privato si possano gestire le politiche attive del lavoro. Non è vero. Tante offerte di lavoro dunque, ma non sono mancate le sorprese. Ci sono ad esempio delle figure richieste dalle aziende per le quali non sono state presentate candidature o ne sono arrivate pochissime. Un'azienda richiedeva un ingegnere elettrico ma non ha avuto risposta, ma anche altri profili come estetista, perito tessile, esperto marketing, manutentore di sistemi di automazione o operatore di call center non hanno avuto risposte adeguate all'offerta. Per quest'ultimo profilo addirittura solo 25 candidature su 100 posti disponibili. Al contrario invece 193 le richieste per 4 posti di impiegato amministrativo, 34 per 3 posti di operatore fast food, addirittura 49 per un solo posto di collaboratore all'attività notarile. Anomalie si sono registrate anche sul fronte delle posizioni riservate alle categorie protette. Insomma, al netto di una migliore taratura del rapporto tra domanda e offerta a partire dalla scuola, il lavoro c'è. Il lavoro c'è, basta cercarlo e basta mettere, come dire, fare in modo che i giovani sappiano di queste possibilità, perché spesso c'è una disinformazione generale. Il ruolo fondamentale dei centri provinciali dell'impiego è proprio questo, quello di poter informare, essere un presidio sul territorio a favore dei nostri giovani, a favore di chi cerca lavoro. Gli esiti delle selezioni saranno resi noti nel giro di una settimana, non appena saranno stati sentiti tutti gli iscritti al CPI che ne hanno fatto richiesta, i nomi dei prescelti saranno comunicati dalle aziende che hanno mostrato di gradire questo nuovo metodo e di credere nel ruolo dei centri per l'impiego pubblici. Stiamo partecipando a questa esperienza che ci sembra abbastanza simpatica sia per l'azienda che per i candidati, e un ottimo punto di incontro, diciamo, oggi qua al collocamento tra azienda e ragazzi che si stanno affacciando e stanno approcciando al mondo del lavoro. Abbiamo avuto, diciamo, già una buona impressione. I centri per l'impiego oggi vivono una fase di cambiamento importante. Noi da sempre abbiamo creduto nella loro affidabilità, abbiamo trovato sempre delle persone capaci, disponibili, che hanno dato un contributo importante a tanti progetti aziendali. Noi, come tante aziende in Campania, siamo alla ricerca di personale di qualità, e loro da sempre ci danno un contributo importante in questa selezione. Emozionati e con tante speranze i giovani che hanno sostenuto i colloqui. Com'è andata? Direi forse è andato bene, spero che sia andato bene. Sei soddisfatta? Come sei venuta a sapere di questa opportunità? Sì, perché io sono sempre super documentata su internet, poi sul portale di Clicca Lavoro Campania, candidandomi alle vacanze sono stata, diciamo, chiamata. Com'è andata? No, abbastanza bene, diciamo, meglio del previsto. Ti aspetti comunque una telefonata da parte dell'azienda? Speriamo di sì, ovviamente, siamo qui per questo.